Quando ho letto il libro Terroni, il cui sottotitolo è Tutto quello che è stato fatto perché gli italiani del sud diventassero meridionali, due sentimenti ha suscitato in me: incredulità e rabbia. Incredulità perché mi riusciva difficile capire ciò che era stato fatto. Quando lo leggerete, o qualcuno di voi l'avrà già letto, vedrete ci sono stragi, furti, rapine. E io mi sono sempre chiesto, ma non è stata un'annessione pacifica? Non c'è stato un plebiscito? Evidentemente qualcosa non quadrava. Il secondo sentimento è stato quello di rabbia. Rabbia perché? Rabbia per quello che ci avevano fatto, ma rabbia soprattutto perché ce l'hanno tenuto nascosto. Noi, e parlo della mia generazione, quella del sindaco, dei miei amici, abbiamo studiato al liceo su Camera Fabietti, mi corregge sull'accento l'amico, sul Camera Fabietti, e quindi sul Camera Fabietti leggevamo, riguardo ai mille, ve lo leggo testuali parole, i mille volontari che rappresentavano il meglio della gioventù patriottica, nutrita degli ideali di Mazzini, di Cattaneo e di Pisacane. Bellissimo. Poi leggo le dichiarazioni di Garibaldi rilasciate il 5 dicembre 1861 al Parlamento piemontese. Non è che le rilasciate un anno, 20 anni dopo, 50 anni dopo, poco più di un anno dopo lo sbarco di Marsala. Le dichiarazioni di Garibaldi recitano, non invento nulla, leggo: tutti di origine pessima e per lo più ladra, e tranne poche eccezioni, con radici genealogiche nell'etamaio della violenza e del delitto. Qualcosa che non va c'era, insomma. Io ho studiato, sempre considerato i mille degli eroi, poi leggo le dichiarazioni del loro capitano, e qui parla di letamaio genealogico. Ed ancora, il nostro libro di storia parla di lotta al brigandaggio. Ora, definisce briganti tutti gli oppositori all'invasione piemontese. Non fa nessuna distinzione tra delinquenti veri, ex soldati borbonici, patrioti, cittadini del Regno delle Due Sicilie, contadini che erano in lotta in quel periodo contro i cosiddetti galantuomini che si erano appropriati delle terre. E c'è un'anomalia in questo, tanto che Benjamin Disraeli, primo ministro inglese dell'epoca, si chiedeva, e anche qui cito, non invento nulla, purtroppo non conosco l'inglese, ho preso la traduzione, Disraeli diceva: in base a quale principio discutiamo sulle condizioni della Polonia e non ci è permesso discutere su quelle del meridione d'Italia? È vero che in un paese gli insorti sono chiamati briganti e nell'altro patrioti, ma non ho appreso in questo dibattito alcuna astra differenza fra i due movimenti. Ora, erano due lotte, una contro l'invasione russa della Polonia ed erano patrioti, una contro l'invasione piemontese del Regno delle Due Sicilie e siamo stati etichettati briganti. Qualcosa che non va c'è, di nuovo. Ancora, il libro Il Camera Fabietti mi dice, quando parla di lotta al brigantaggio, mi dà queste cifre: 9.000 morti, 7.000 caduti in combattimento, 2.000 fucilazioni, 20.000 condanne ai lavori forzati. Il che equivaleva a morte quasi certa. Non so se vi dice qualcosa la parola fenestrelle. Fenestrelle era un insieme di forti costruiti a 2000 metri in Piemonte, sulle montagne piemontesi, quindi non un luogo caldissimo. Per dare un tormento maggiore agli ex soldati borbonici rinchiusi a fenestrelle, furono diverte le finestre. Si dice che la vita media a fenestrelle fosse non più lunga di 3 mesi. Quindi un vero e proprio campo di sterminio. Su un muro a fenestrelle si legge questa scritta qua, ancora oggi: ognuno vale non in quanto è, ma in quanto produce. Ora, non so a voi, ma a me questa scritta ricorda, nemmeno tanto velatamente, la scritta Il lavoro rende liberi di Auschwitz. Tornando a 9.000 morti, le cifre stridono. Sì. Allora, le cifre stridono soprattutto con le fonti dell'epoca. Pensate, Civiltà Cattolica, il giornale dei gesuiti, quindi non il Foglio Quotidiano, va bene, e Civiltà Cattolica, un giornale della Compagnia di Gesù, parlava in quegli anni di 1 milione di morti.
Ora, magari non saranno stati un milione, saranno stati 500.000, 300.000, 200.000, 100.000, ma non sono i 9.000 del nostro libro di storia. Ora, il nostro libro di storia del liceo. Ora, Stalin diceva: la morte di un solo uomo provoca un immenso dolore, la morte di un milione di uomini è una statistica. E aggiungo io, la statistica non provoca dolore. Sugli avvenimenti di quegli anni, Pio IX, non proprio un rivoluzionario borbonico, ma un papa, tra l'altro credo fatto anche santo, reverendo, non, è santo, San Pio IX, è beato, beato, mi corregge. Quindi non esattamente un rivoluzionario borbonico, diceva, e anche qui cito testualmente: «Aburre in vero e rifugge l'animo per dolore, e trepida nel rammentare più paesi del regno napoletano incendiati e rasi al suolo, e quanti innumerevoli integerrimi sacerdoti e religiosi e cittadini di ogni età, sesso e condizione, e gli stessi malati indegnissimamente ingiuriati, e poi eziando, senza processo, o gettati nelle carceri o crudelissimamente uccisi». Tra questi paesi del regno meridionale, l'esempio più eclatante, più truce, ce l'abbiamo a pochi chilometri dal San Bartolomeo in Gaddo, Ponte Landolfo e Casalduni. Vi racconto in breve cosa è successo a Ponte Landolfo e Casalduni. Immaginate un'invasione, l'invasione del regno delle due Sicilie. Si vengono a creare dei disordini. Credo giustamente, uno entra in casa tua, tu che fai? Reagisci, soprattutto se chi entra in casa tua non ha delle belle intenzioni. 45 soldati piemontesi furono mandati, si parla di esercito piemontese, non esercito italiano, signori, perché l'esercito italiano era di là da venire, quindi qui parliamo di invasione vera e propria. 45 soldati piemontesi vengono catturati dai briganti, tra l'altro per l'incapacità del loro capitano, perché il loro capitano addirittura fu ucciso da 3 soldati dello stesso battaglione. Per l'incapacità del proprio capitano, furono catturati dai briganti, furono sottoposti a un processo sommario, furono uccisi. Guardate bene, ho detto processo sommario. Anche se erano briganti, sottoposero questa colonia di militari ad un processo sommario, ma processo. Cosa che non fu concessa agli abitanti di Ponte Landolfo. Il generale Cialdini, avvertito di questa strage, disse: di Ponte Landolfo non dovrà restare pietra su pietra. Così fu. Il 14 agosto del 1861 l'esercito piemontese, sotto il comando del generale De Sonnaz, e come ho scritto sulla locandina, il suo soprannome era Requiescant, quindi tipo eterno riposo, e entrò in Casalduni. Entrò in Casalduni e commise una delle stragi più efferati che nemmeno i nazisti a Marzabotto e alle Fosse Ardeatine hanno combinato uno stracello del genere. L'episodio che, leggendo questo libro, mi ha colpito di più riguarda un sessantenne, un certo Nicola Biondi, che non aveva nulla a che fare con i briganti, proprio nulla, nulla, nulla a che fare. Fu catturato, fu legato vicino al palo di una stalla e gli violentarono nell'ordine la moglie e la figlia, Concettina Biondi, di 16 anni. Non contenti, non paghi, li passarono a fil di baionetta, non ci sprecarono nemmeno una pallottola. Poi incendiarono la casa. Mentre incendiavano la casa sentirono rumori all'interno. C'era un certo Santo Pietro che stava portando in salvo un bambino. Cosa fecero? Gli strapparono il bambino di mano, lo uccisero e il bambino fu passato a fil di baionetta. Di questo massacro i giornali filogovernativi dell'epoca danno queste cifre, parlano di 150-160 morti, ma i morti furono molti, molti di più. Nel 1975, sempre leggendo questo libro, l'ho scoperto, grazie Pino, è stato ritrovato il diario del bersagliere Margolfo, quindi nel 1975, parliamo di 114 anni dopo.